ovviamente Nicolò. E a breve avremo, vabbè, due grandi ospiti ancora, due icone, qui a questo parterre di oggi, gran parterre dedicato alla violenza contro le donne, speciale terza pagina magazine. Ebbene, abbiamo in collegamento Eugenio Picchiani. Salve a tutti. Buonasera Eugenio, e diamo il benvenuto al grande regista Fabio Schifino. Salve, buonasera Fabio, a tutti. Eccoci qua. Buonasera a te, buonasera Eugenio, buonasera Fabio, prego Nicolò. Beh, innanzitutto mi rivolgo a Eugenio perché attraverso ciò che stiamo per raccontare, ovvero il Cappellaio Matto, lui riunisce le sue due attività artistiche per eccellenza. Da una parte ovviamente il teatro, il cinema, quindi il suo essere attore, dall'altra parte invece in questo caso tornare alla musica, che è l'altra regina delle arti che pratica da tempo. E lo fa appunto in questo testo e in questa musica che sono poi il tema conduttore di questo Cappellaio Matto per la regia di Fabio Schifino. E partirei proprio da qui, naturalmente Eugenio, se ci vuoi raccontare questo connubio. Certo Nicolò, guarda, io grazie a Francesca Pigianelli mi sono avvicinato a mettere musica, come dire, le emozioni anche in cortometraggi, appunto, e anche per ultimo il film di Fabio Schifino. E diciamo che poi l'arte a 360 gradi è qualcosa che mi appartiene, ma più che altro l'arte prende forma quando c'è un sentimento, quando c'è una passione, quando c'è un valore che si vuole portare avanti. E questo è stato il caso appunto del cortometraggio di Fabio Schifino, che appunto esprime attraverso, e poi ne parlerà lui, però ecco, ti voglio dire cos'è che mi ha dato l'input musicale, perché io sono intervenuto in questo, dove appunto abbiamo creato questo videoclip di Cappellaio Matto con delle immagini tratte dal corto My Dolly. Ecco, e quello che mi ha dato l'input è soprattutto questa immagine della violenza femminile, ma vissuta anche attraverso gli occhi di una bambina. E quindi, perché la donna è colei che porta la vita, e quindi in una famiglia, poi quando c'è violenza su una donna, la violenza viene a carambola, no? Certo, cioè, quindi certo. Viene sui bambini, sull'infanzia, e sono cicatrici che poi si portano per una vita. Ovviamente. Quindi per me è stato, come dire, anche la forza insieme a Fabio di dare un messaggio di speranza attraverso il Cappellaio Matto, dove talvolta queste donne devono uscire da questa nebbia, da questa paura, e quindi scendere, uscire fuori da una torre, da ciò che, perché il silenzio anche fa paura, e comunque la confusione psicologica, il soggiogamento psicologico che anche queste donne gli viene inflitto, è qualcosa che le rende, come dire, senza forze, inermi. Certo. Non hanno il coraggio di affrontare anche magari delle denunce, sembra quasi una cosa normale talvolta. Il silenzio è assordante, e tu Eugenio appunto hai saputo descrivere anche in questo momento la dimensione drammatica che spesso le donne devono vivere come ruolo e come genere. Adesso mi trasferisco invece a parlare con Fabio Schifino, che in questo caso è doppiamente collegato a Eugenio, perché è il regista e di questo My Dolly e ovviamente del Cappellaio Matto. Ecco, la domanda che ti faccio è questa, prima di entrare nello specifico in My Dolly. Quando una canzone, una colonna sonora ha una vita a sé stante, ma non dimentica ovviamente le immagini che l'hanno accompagnata, penso che sia un valore aggiunto, che sia anche una soddisfazione per il regista stesso. Fabio, non so se mi hai sentito. Sì, eccomi. Ecco, sì, diciamo, diciamo che comunque il connubio perfetto, il valore che ovviamente la musica può dare a un film è all'incirca il 50%, quindi la parte emozionale nel linguaggio visivo
la dà anche la musica stessa. Quindi l'introiezione sicuramente di Eugenio per aver costruito insieme questo videoclip, soprattutto tratto da, dalle immagini di My Dolly, ha contribuito tantissimo a enfatizzare il fatto che la donna abbia uno spessore enorme nella nostra società, quindi non è considerata come la bambola, come appunto il titolo My Dolly che racchiude anche questo, ma è considerata come facente parte di un'entità sulla nostra società molto importante. Quindi l'altra metà del cielo, come si dice, esiste veramente. E quindi nella canzone di Eugenio, dove questo cappellaio matto fa risuscitare con enfasi questa grande entità femminile, è molto presente sia nelle immagini che appunto nel connubio perfetto con la musica di Eugenio. Infatti l'assonanza che noi abbiamo trovato nel costruire queste clip è stata quasi, come dire, quasi una magia, perché comunque queste cose tra artisti capitano quando si captano delle sensazioni. Quindi questo è quello che mi sentivo. Io tra l'altro, dire, Fabio, volevo ricordare anche due avvenimenti. Il primo che avete vissuto sia te che Eugenio alla città di Palestrina, L'amore non uccide, e poi il premio, sì, esatto, ultimo premio che avete ricevuto per il tuo miglior cortometraggio The Winged. Comunque complimenti, sì, veramente. Grazie. Ecco, grazie. Entriamo nello specifico di questo corto datato 2020, che nasce poi tra l'altro, ricordiamo, Antonella Ponziani, Pietro Angelo Siri Pozzato, Gianni Franco, Massimiliano Dau, Giulia, esatto, Roberto, insomma sono tanti che si avvicendano e danno forza, corpo, tessitura a questo corto. È un corto che nasce ed è stato lanciato prima del Covid, però poi ha risentito ovviamente della situazione del Covid. Ma raccontiamo nello specifico come nasce questa tua visione di My Dolly. Certo, guardi, io alla fine il discorso di pensare che comunque lo scopo di un film sia comunque quello di migliorare la vita di chi lo guarda o magari semplicemente di scuoterla, no? Perché è proprio nel cinema che appunto la realtà e la finzione diventano prettamente qualcosa, in modo che si possano distinguere, si possano dubitare, cioè in pratica è la realtà filtrata attraverso la finzione. Quindi questo progetto nasce pensando come nella società di oggi spesso si stiano perdendo dei cardini importanti, soprattutto nella convivenza sociale, e in primis chi ne fa le spese sono sicuramente i minori. Quindi diciamo che il progetto nasce ad ampio spettro, quindi è una violenza, ma io l'ho voluta analizzare dal punto di vista di una bambina, cioè vedere quello che succede nella mente di una bambina quando assiste alla violenza tra due genitori. Quindi certo, si è scoperto nelle ultime ovviamente traduzioni psicologiche che ogni personaggio infantile, quindi ogni bambino, si rifugia in un mondo irreale proprio per salvaguardare la propria integrità psicologica. Quindi sembra quasi un input positivo che l'essere umano ha all'interno, che scatta quando ci sono delle problematiche come questa. Certo. Quindi io, in base a questo, ho costruito questa storia. Quindi ho dato anche forza e spessore alla fanciullezza, che comunque è ricca di fantasia, per dar vita di nuovo alle persone che si spengono, in questo caso la mamma, che perde la sua forza perché comunque è distrutta, diciamo, dalla violenza del marito, a riprendere in mano la sua vita attraverso la metamorfosi immaginifica della figlia. Quindi prendere coscienza, nel film si vede questa grande ascesa sulle scale, proprio che è un simbolo, a ritornare a prendere ciò che ovviamente aveva perso, quindi la pittura che lei svolge, ovviamente la grande passione artistica che è stata un po' mutilata dalla violenza del marito,
comincia a diventare di nuovo un qualcosa che le appartiene. Quindi questa grandissima forza delle due donne, una più grande, una più piccola, riescono, la forza delle donne che con il legame riescono a vincere il male. Tornando a parlare con Eugenio, che progetti ci sono futuri, prossimi, che ti vedono protagonista, Eugenio? Appunto questo brano Cappellaio Matto insieme ad Eclissi, che è stato anche un brano abbinato ad un cortometraggio, appunto Eclissi, l'anno scorso, sì. Faranno parte di un album che il Covid in qualche modo ha un po' così arrestato, perché insomma è un progetto un pochino ambizioso. Quindi fa parte di questo album che spero per primavera, insomma, di riuscire a chiudere come lavoro. E poi con Fabio abbiamo tanti entusiasmi, insomma, l'altra sera mi parlava di tanti progetti che adesso, insomma, è inutile. Come dire, non inutile, ma quando avverranno avranno un senso. E diciamo che per il momento state dialogando, ecco, in libertà, ma è necessario poi ovviamente vedere fra le tante cose che vi raccontate cosa potrà diventare certo. Aspettiamo insomma imminente l'uscita del video, del videoclip, noi lo aspettiamo con tra l'altro del maestro Fabio Schifino. No, maestro. Veramente è insomma una mente abbastanza genialoide nelle sue ricerche anche dei simbolismi. Ci siamo trovati molto bene nel collaborare, e tutto se non fosse stato per Francesca Pigianelli, che ringraziamo ancora. Ha voluto, che ringraziamo sempre, con l'anima, incredibile. È la prima Francesca che crede in queste condizioni, appunto questi valori e questi sostentamenti sociali a favore delle donne e a favore del sociale. Ecco, Eugenio, ecco, abbiamo ancora un minuto e mezzo a disposizione prima di chiudere questa puntata indimenticabile. Allora, io volevo ringraziare in diretta tutti coloro che ci stanno seguendo dalla Bolivia. Ah sì, infatti, guarda, sono veramente in particolar tanti. Modo, senza escludere nessuno, Eudocia Leon, quindi approfitto che è una donna boliviana, conosciamo anche la situazione nell'America Latina riguardo questa condizione, e abbiamo una grande schiera di persone, perché ho un settore in America Latina che mi segue musicalmente. Lo stiamo vedendo perché ci stanno scrivendo in tanti. Sta scoppiando tutto qui, veramente in diretta live Facebook, terza pagina magazine. E quindi salutiamoli tutti. Tutti. Buenos dia. Qui proprio... Buenos dias. Veramente grandioso. Nicolò, a chiudere con Eugenio e Fabio. Ci siamo già detti tante cose importanti e interessanti, ma se ci dobbiamo lasciare con un augurio, con un buon auspicio, prima Eugenio e poi Fabio. Ma il buon auspicio è sicuramente quello di poterci riabbracciare tutti al più presto, affinché i teatri e tutte le posizioni culturali possano ancora una volta riaprire i loro battenti per portare avanti i nostri pensieri, quelli semplici, quelli umani. E quindi il mio augurio è questo, di ritrovare questa nostra libertà che al momento ci sembra un po' sospesa. Bene, grazie. Sentiamo Fabio. Beh, il mio augurio sicuramente è quello di ridare forza ai nostri cinema, ai nostri teatri, perché penso che comunque, ecco, il cinema in questione è l'unico ponte possibile tra la realtà, il desiderio, la suggestione, l'inconscio e tutto ciò che comunque l'essere umano ha dentro e lo può manifestare insieme alle altre persone vicine, perché poi comunque il cinema non è altro che un collante sociale, un catalizzatore sociale di emozioni soprattutto. Quindi privarsi di questo significherebbe annullare direttamente l'essenza umana. Quindi speriamo di riavere questo grande cardine sociale che sia il cinema, il teatro. E allora grazie a Eugenio, grazie a Fabio, grazie per essere stati grazie con noi. Veramente con tutto il cuore a Eugenio Picchiani e a Fabio Schifino di essere stati qui con noi a Terza Pagina Magazine. Ma io ringrazio veramente tutti, da Manuela Tempesta, Luce Cardinale, Pigianelli Francesca,
Anna Silvia Angelini, Maria Antonietta Schiavina, Ilaria Bonucelli, Stefania Franca Bandiera, l'avvocato Emilio Capuano, Arianna Piggini dell'Associazione Abbraccio del Mediterraneo, i grandi Eugenio Picchiani e Fabio Schifino di essere stati qui con noi in questa puntata indimenticabile contro la violenza delle donne. Prego Nicolò. Grazie Alessandro, grazie Nicolò. Grazie ad Alessandro Scarnecchia. E per concludere al meglio, io voglio fare gli auguri di buon compleanno ad una donna straordinaria che è Samuela Baiocco, che ci segue sempre, scrittrice, donna veramente che ci sta seguendo, di grandi capacità intellettuali ed emotive. Grazie a Samuela Baiocco. Grazie ancora qui da Terza Pagina Magazine.